ha fatto insegnare la bambina la Serena, ma qui almeno ha parlato là, se non lo scenario che andava con te. Ok, vedi. Vuol dire perché noi guarda abbiamo un brutto nella politica, perché fare dietro noi ci siamo qui alla Casa Natale, vi porto ovviamente i saluti del nostro sindaco Alberto Stefano Giovannetti, che avrebbe voluto essere qui presente, però ha chiamato anche l'aria e quindi ha fatto invece presente, scusate il gioco di parole, di essere purtroppo impegnato per altri impegni istituzionali proprio questa mattina. Pietrasanta, grande attenzione per il nostro poeta, ci siamo affezionati, è partito nuovamente il bando che si concluderà il 30 di aprile, quindi anche ai presenti io invito coloro che magari conoscono persone che hanno delle rappresentazioni edite nel 2019 di partecipare a questo bellissimo bando che poi si concluderà con una cerimonia bellissima di premiazione che abbiamo voluto esaltare soprattutto negli ultimi anni grazie alla partecipazione anche di Ilaria, alla presenza assolutamente sempre attiva, costante di questo premio bellissimo, il premio Carducci, si concluderà il 27 di luglio. Grande attenzione per il nostro grande poeta, anche per i più piccoli, perché oltre al premio Carducci, che poi si celebrerà al termine, diciamo, della nascita, il giorno della nascita del 27 di luglio, anche le scuole della Versilia parteciperanno a un premio Carducci, quindi a un concorso che li vedrà premiati proprio la mattina stessa qua nella Casa Natale. Cioè, sottolineando quello che è l'amore, come diceva Francesca prima, per il poeta, ma sottolineando anche quella che è, io spero, la partecipazione sempre più sentita della popolazione e del paese. Di solito in queste occasioni sono abituata a portarmi dietro classi intere, scolaresche. Oggi cade di domenica e quindi è stato difficile sia avere i ragazzi impegnati nelle altre attività, giustamente, sia il coro di Val di Castello, che è stato presente in altri momenti, lo sarà nelle prossime occasioni, magari no, oggi non poteva partecipare. Quindi io comunque, dopo la deposizione che commemora il ricordo del poeta, la deposizione di questa corona, io ci tengo comunque in qualità appunto di presidente del premio, ormai per la quinta edizione consecutiva, a spendere due parole nei confronti del mio compaesano. E a spendere due parole per ricordare che lui appunto è morto il 16 febbraio del 1907 a Bologna e in occasione della sua morte l'intera Italia si è vestita al lutto e ha celebrato la scomparsa di un poeta che ha considerato il cantore di movimento, quindi storico fondamentale che ha segnato dei passaggi importanti. Durante i funerali che si sono svolti due giorni dopo, il 18 di febbraio, i cavalli che portavano il feretro alla certosa avevano gli zoccoli fasciati, molte case erano parate al lutto e come riportano i documenti dell'epoca, questa è una citazione proprio, i lampioni erano accesi nonostante fosse giorno e guarniti di fresco nero. Quindi l'intera cittadinanza di Bologna si era mossa in onore di questo poeta, che pochi giorni più tardi ha visto la sua casa e la sua biblioteca donati dalla regina Margherita al comune di Bologna.